abbiamo organizzato questo webinar. Dopodiché faremo un accenno agli adempimenti della direttiva Inspire, focalizzandoci ovviamente su quelli di prossima scadenza. Dopodiché, con alcune slide con cui abbiamo cercato di schematizzare l'intero processo di armonizzazione dati, cercheremo di affrontare assieme a voi i passi salienti di questo processo, per chiudere anche con un esempio pratico in cui vi faremo vedere anche l'utilizzo di alcuni software per ottenere finalmente il tanto auspicato GML valido conforme ai requisiti della direttiva. Finiremo con un paio di slide in cui vi indirizzeremo per eventuali contatti futuri. Allora, noi il breve contesto, vi dicevo, io sono Giacomo Martirano, sarò affiancato oggi da Fabio Vinci e da Stefania Morrone. Epsom Italia è un'azienda privata con 20 anni di esperienza nel settore geomatico e da 10 anni con un focus molto spinto su Inspire, essendoci e continuando a specializzarci nelle tecnologie e nei processi relativi all'attuazione delle varie fasi della direttiva. Dall'esperienza maturata grazie alla partecipazione a diversi progetti europei, ma anche grazie ad assistenza tecnica relativa a Inspire che forniamo ad enti quali l'Agenzia Ambientale Europea e anche ad alcuni Stati membri, è nata l'idea di creare un Inspire Help Desk per fornire assistenza ai vari soggetti interessati dall'attuazione della direttiva. E in questo contesto abbiamo pianificato una serie di webinar gratuiti con lo scopo di sensibilizzare i vari soggetti interessati all'attuazione della direttiva sulle tematiche, alcune di esse anche specifiche, come vedremo oggi con questo primo webinar, relative alle varie fasi attuative e ai vari componenti su cui la direttiva pone dei requisiti. Prima di lasciare la parola alla mia collega Stefania, alcune istruzioni operative per questo webinar. Potete scrivere eventuali domande nella chat. Se avremo tempo, risponderemo alla fine del webinar, altrimenti successivamente via mail. Il webinar sarà registrato e la registrazione stessa vi sarà resa disponibile. Nei prossimi giorni riceverete un brevissimo e molto snello questionario in cui vi sarà chiesto di indicare eventuali argomenti di vostro gradimento da trattare nei prossimi webinar che stiamo pianificando. Lascio a questo punto la parola a Stefania e buon webinar. Buongiorno a tutti, anche da parte mia, sono Stefania Morrone. E oggi vi introdurrò agli adempimenti della direttiva Inspire, a quelle che sono i passi per l'armonizzazione di un dato secondo i requisiti della direttiva. Inspire è una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2007, in Italia è stata recepita nel 2010, che ha come obiettivo primario la creazione di un'infrastruttura dati europea a supporto delle politiche che hanno impatto sull'ambiente, impatto diretto o indiretto. Inspire è accolta a livello normativo da tutti i Paesi membri dell'Unione. Nella slide che stiamo vedendo, c'è la home page del sito Inspire, in cui è possibile trovare un video esplicativo degli scopi della direttiva. Possiamo trovare anche i riferimenti legislativi, la roadmap e il link al geoportale Inspire, tramite cui è possibile avere accesso ai metadati di dati e servizi. Inspire è un acronimo, sta per Infrastructure for Spatial Information in Europe, quindi un'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa, e stabilisce una serie di norme e regole per lo scambio di dati geografici tra i paesi della comunità europea. Quali sono le parole chiave, le keyword di Inspire? Interoperabilità, accessibilità, riuso dell'informazione geografica contenuta nei sistemi informativi territoriali dei vari enti governativi. Gli adempimenti della direttiva Inspire, cos'è che è giuridicamente vincolante o legally binding, per usare l'espressione stessa di Inspire? Sono le implementing rules, quindi i regolamenti attuativi, per
per le varie componenti di una special data infrastructure, quindi i metadati, i dati e i servizi di rete. Ciò che non è vincolante per legge sono le technical guidelines, quindi le specifiche dati, per quanto riguarda i vari temi previsti dalla direttiva di cui parleremo tra poco, ma seguendo queste linee guida, sebbene non siano appunto vincolanti per legge, possiamo ottenere la conformità ai requisiti vincolanti ed essere tranquilli che la conformità a Inspire sia raggiunta. Cosa dobbiamo fare per implementare Inspire? Per garantire che le infrastrutture dei dati territoriali degli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario, anche transfrontaliero, la direttiva Inspire prevede che siano adottate norme comuni, appunto le implementing rules, che sono giuridicamente vincolanti, per i vari componenti di una infrastruttura di dati territoriali, quindi i metadati, i dati e i servizi. Oggi ci occuperemo dei dati. Uno degli obiettivi principali di Inspire è quello di creare set di dati territoriali armonizzati che possono essere utilizzati in maniera interoperabile in varie applicazioni e per svariati usi. E per raggiungere questo obiettivo, Inspire impone l'adozione di definizioni e strutture dati comuni per 34 temi, raggruppati in tre categorie tematiche o annex. Come abbiamo già detto prima, Inspire si occupa sicuramente di temi legati alla gestione dell'ambiente, ma che abbiano comunque un impatto sull'ambiente non significa che parliamo solamente di biodiversità o di siti protetti o di idrografia. Si parla anche di reti di trasporto, di particelle catastali, di unità amministrative, quindi di province, regioni, comuni. La direttiva ha identificato poi una roadmap con scadenze intermedie per la fornitura di metadati, dati e servizi conformi ai requisiti previsti. E questa è la roadmap di Inspire, che contiene quindi raggruppati per annex i vari obblighi previsti da Inspire. Diverse di queste scadenze sono già passate, ad esempio quella per la fornitura dei metadati conformi, e oggi focalizzeremo l'attenzione su quella che è la prossima scadenza prevista per il 23 novembre 2017. Cos'è che dovremo fornire al 2017? Come leggiamo nel riquadro rosso, bisogna fornire relativamente alle tematiche dell'Annex 1, quindi ai temi contenuti nelle categorie tematiche dell'Annex 1, dovremo tutti gli spatial dataset, dovranno, quindi tutti i dati territoriali, dovranno essere conformi alle implementing rules e dovranno essere resi disponibili attraverso servizi di rete, quindi dati conformi alla direttiva Inspire e disponibili attraverso servizi di rete. E naturalmente bisogna aggiornare i metadati relativi a questi dati di modo che si possa tenere conto della conformità raggiunta si possa aggiornare l'elemento di metadato relativo e soprattutto si possano includere i metadati per l'interoperabilità. Nella slide che vedete a video sono elencati quelli che sono i temi dell'Annex 1, quindi i temi per i quali la scadenza è fissata al 23 novembre 2017. Come vedete si parla non solo di siti protetti o di idrografia, ma anche di indirizzi, unità amministrative, particelle catastali, reti di trasporto e nomi geografici. Oggi vedremo un esempio pratico relativo ai siti protetti. Come otteniamo un dato conforme a Inspire? Il processo di armonizzazione può essere schematizzato in una serie di passaggi o di step. Si parte dall'analisi del dato sorgente a disposizione delle amministrazioni, generalmente uno shapefile o sono tabelle di database,
E lo scopo è quello di identificare innanzitutto il tema Inspire, che in base al contenuto più si adatta a descrivere il dato sorgente stesso. Quindi, una volta individuato il tema Inspire target o di riferimento, si prendono poi in considerazione le specifiche tecniche di Inspire per quel particolare tema. In generale, più modelli dati sono disponibili per uno stesso tema, ad esempio per tener conto delle varie tipologie di dato. Consideriamo ad esempio il tema delle reti di trasporto, quindi Transport Network. Sono allineato. Una volta identificato lo schema target, quindi il modello target Inspire, si passa quindi alla cosiddetta matching analysis, quindi un'analisi delle corrispondenze, che consiste nell'identificare gli elementi semanticamente corrispondenti dei modelli dati di origine e di arrivo. E in questo ci sono di aiuto le mapping tables scaricabili dal sito Inspire. Ne vedremo un esempio pratico tra un po', e vedremo come sia possibile identificare, grazie alle mapping table, le regole di mapping tra gli schemi. Diciamo, eseguito questo passaggio, quindi identificate le varie regole di mapping e identificate le corrispondenze, possiamo realizzare la trasformazione vera e propria del dato attraverso l'uso di un software di trasformazione. Nel nostro caso utilizzeremo il software Ail Studio, che è un software open source. Il dato verrà così trasformato secondo il modello dati target e verrà validato sempre rispetto a questo modello. E il dato così ottenuto, trasformato e validato, dovrà poi essere reso disponibile attraverso dei servizi di rete, quindi servizi di ricerca, di visualizzazione e di download. Anch'essi dovranno essere conformi ai requisiti di Inspire. E finalmente, quindi dopo aver trasformato il dato sorgente, dopo averlo validato e dopo averlo reso disponibile attraverso i servizi di rete, potremmo dire di aver ottenuto un dato armonizzato conforme ai requisiti della direttiva Inspire. E adesso passo la parola al mio collega Fabio Vinci, che vi introdurrà all'esempio pratico. Allora, quello che quindi vedremo, cerchiamo di vedere un po' oggi un po' più in pratica è appunto questa parte qua, fino alla generazione del dato conforme Inspire del GML, diciamo escludendo al momento la parte della pubblicazione dei relativi servizi. Quindi gli step che abbiamo visto prima e che vedremo un po' più in pratica saranno quelli dell'accenno dell'analisi del data model sul gender target, vedremo la mapping table, la sua compilazione, la trasformazione dei dati mediante appunto mediante l'uso del software open source Ail Studio, quindi software gratuito, una diciamo, differenza tra il dato in dettaglio e il dato trasformato, quindi la differenza tra shape e GML, e un accenno appunto sulla validazione dei dati e sullo strumento, diciamo, utilizzato per la validazione poi del dato finale. Quindi la prima operazione che avete visto da fare quindi è quella appunto dell'analisi dei data model sorgente target. L'analisi del data model sorgente, in questo caso avevamo a disposizione uno shape, occorre appunto sapere, quindi identificare qual è il significato dei singoli attributi contenuti all'interno del nostro dataset o anche eventualmente nel caso appunto di un dataset che è presente in un DB, avremo delle tabelle con degli attributi, quindi occorre conoscere qual è il significato di questi attributi, quali sono i valori presenti all'interno dei singoli attributi, se fanno parte di una code list, di una lista di valori predefinita. Questa è spesso una fase critica perché molto spesso i
i dati sorgente non sono opportunamente documentati, quindi abbiamo solo il dato fisico, il dato geografico, lo shape o una tabella DB, ma questa poi spesso non è opportunamente documentata, quindi abbiamo gli attributi e spesso non, a parte se il nome dell'attributo è esplicativo del contenuto dello stesso, spesso diciamo non lo è. Quindi è una fase molto importante, quindi analisi del data model sorgente e delle informazioni presenti all'interno del dato. Si passa poi quindi all'analisi del data model target, diciamo naturalmente questa è la prima volta per ogni singolo tema, che può essere fatta seguendo appunto le data specification, le guide tecniche messe a disposizione da Spire, in cui viene appunto illustrato come è strutturato il data model, e qui c'è la documentazione del data model, di quali sono tutti gli attributi e il significato, il contenuto che avranno questi attributi, nonché sono presenti spesso in molte data specification degli esempi pratici contenuti nei vari annex. L'analisi del data model sorgente, quindi passando dal PDF, quindi dalle guide tecniche, anche con l'aiuto del progetto UML, messo a disposizione da Spire, progetto UML fatto con il software Enterprise Architect, che è possibile scaricare dal sito Spire. E quindi si ha una visualizzazione grafica di quella che è la struttura del modello dati Spire. Una volta effettuata l'analisi del modello sorgente nel modello target, c'è l'importante fase appunto di andare a fare il mapping, quindi tra i due modelli dati. Come diceva la collega prima Stefania, quindi queste mapping table sono scaricabili dal sito Spire, e sulla parte, diciamo nella parte sinistra c'è l'illustrazione, c'è il modello dati Spire, quindi con le sue feature type e i suoi attributi, con la tipologia di attributo, e la parte destra in questo caso può essere sfruttata per andare a inserire la location, quindi la dove trovo la corrispondente informazione, il corrispondente attributo previsto dal data model Spire, questa informazione dove è presente nel mio dato sorgente. Quindi in questo caso noi tipicamente, ad esempio, l'Spire ID che mi serve per popolare l'attributo Spire ID della feature type protected sites, la trovo appunto nel mio shape, nel campo site code. Quindi uso questa mapping table per andare a fare questa analisi di matching e andare ad appuntare, diciamo, in questa parte destra della tabella la corrispondenza. Vedete alcuni campi vuoti perché alcuni attributi, questa fase è importante perché potrebbero esserci alcuni attributi obbligatori richiesti da Spire che non sono presenti nel mio data model sorgente, ma che posso inserire, se ad esempio costanti per l'intero dataset, posso andare a il cui valore, per il relativo valore per popolare l'attributo, posso andarlo a inserire direttamente nel software di trasformazione, quindi sfruttando le funzionalità del software di trasformazione posso andare a inserire queste informazioni non presenti nel dato sorgente. Il software che noi utilizziamo appunto è il Studio, software open source, quindi gratuito. Quali sono i passaggi che noi faremo nel software? Quindi avremo una prima fase di importazione, vedete, di input, di che cosa? Dello schema del dato sorgente, che può provenire da uno shape, da una tabella DB, da un Excel, quindi ci sono varie possibilità di formato del dato sorgente. Andremo a caricare il target schema, in questo caso lo schema Spire, e possiamo anche caricare il dato sorgente per avere live, durante la fase di trasformazione, un'anteprima del dato trasformato. Una volta caricati queste informazioni in Nail, passerò alla fase di definizione delle regole di trasformazione, per poi arrivare all'esportazione del dato trasformato. Vediamo brevemente, anche se non può essere esaustiva, questo esempio.
Questa è la schermata del software e il studio, e come dicevamo io posso andare a importare il source schema. In questo caso vado a importare direttamente lo shape. Quindi vedete, nella parte sinistra ho il mio shape, il mio dato sorgente e la struttura del mio dato sorgente con i relativi attributi. Vado a importare il target schema. Naturalmente qua i target schema, a parte i vari formati di import che ho, quelli Spire sono predefiniti, quindi vado a scegliere lo schema Spire, preso direttamente dal repository ufficiale Spire, vado a caricare il mio dato target. Versione, ultima versione, versione 4. Quindi dalla parte appunto di questa finestra, nella parte diciamo più a destra, ho quindi il mio schema target, che è Protected Site Display, con i relativi attributi. Qua posso anche importare poi il dato sorgente, sempre lo vado a prendere dallo shape, in modo da avere poi una live transformation, vedete. In questo shape erano presenti ad esempio 13 poligoni. E qua, seguendo appunto la mapping table, e quindi la definizione del mapping che ho fatto attraverso la mapping table, vado ad impostare tutte le regole di trasformazione. Ora riprendo il progetto già di allineamento già creato. Vedete, qui ho creato l'allineamento, quindi vado a trasformare quindi i dati presenti nel mio dato sorgente nel modello dati target. Qua vedete delle funzioni appunto di assegnazione, come avevamo detto prima, alcune informazioni non presenti nel data model sorgente ma richieste da Inspire possono essere aggiunte facilmente all'interno del mio software. Da qua ho anche una validazione live del mio dato trasformato. E dal software posso andare poi ad esportare in formato GML il mio dato appunto conforme Spire, il mio GML conforme Spire. Facciamo una piccola diciamo, differenza per quello che è la nostra esperienza, differenza tra lo shape e il dato armonizzato. Per esperienza spesso abbiamo visto che viene considerato come dato armonizzato un semplice shape, diciamo esportato in formato di GML in ambiente GIS. Quindi in ambiente GIS io posso prendere uno shape e fare semplicemente salva con nome in formato GML. E questo spesso viene considerato come dato armonizzato, anche molto spesso cambiando il nome degli attributi e dando un nome agli attributi simili a quelli Spire. Però diciamo, la struttura del dato Inspire la vedete qui sulla destra e alla fine molto più complessa perché diciamo, è una struttura annidata, è una struttura ad albero. E qua diciamo, i risultati della nostra trasformazione, vedete come ad esempio l'attributo è stato utilizzato per popolare, lo stesso attributo sitecode è stato utilizzato per popolare due attributi Inspire, anche il valore opportunamente modificato. Il nome del sito, appunto, site name, quest'altro attributo per popolare il relativo site name dell'attributo site name, ad esempio la designazione del sito, che era SPA, è stata usata con un'apposita funzione del software, è stato, vedete, classificato, diciamo, è stato trasformato in questa stringa di testo che è il valore della relativo vedete, Special Protection Area, il relativo valore della code list Inspire. E inoltre una serie di informazioni richieste dal modello di Inspire ma non presenti nel dato sorgente sono state aggiunte direttamente utilizzando nel software di trasformazione Inail. Quindi questo è un piccolo confronto tra la struttura che aveva il dato sorgente prima di essere armonizzato e diciamo sulla destra la struttura finale del GML, del dato armonizzato, diciamo più complessa e con questa struttura diciamo ad albero.
Successivamente all'esportazione del dato armonizzato occorre naturalmente validare il dato. Nell'ambito, noi abbiamo sviluppato, nell'ambito appunto di questo progetto IAMV Plus, un tool online per la validazione appunto dell'HTML che si basa sulla validazione sulla test suite dell'OGC, dell'Open Geospatial Consortium, in più con l'aggiunta di ulteriori controlli che possono essere implementati tramite appunto il linguaggio Schematron. Quindi per alcuni temi Inspire sono disponibili ulteriori controlli rispetto alle validazioni, diciamo, messe a disposizione dall'OGC per quanto riguarda il GML. Questa è l'home page del sito che andrà a breve online, la nuova home page, e questa è una schermata tipica della finale del processo di validazione, utilizzando appunto il nostro validation service, in cui poi ho anche un report degli errori presenti, appunto, eventualmente trovati. In questo caso la validazione era andata a buon fine. Abbiamo finito con questa rapida, diciamo, carrellata sull'esempio pratico, per quanto c'era possibile nei tempi che abbiamo previsto. Per ulteriori diciamo, approfondimenti, vi invitiamo a seguire il nostro blog sul sito Inspire Helpdesk, www.inspire-helpdesk.eu, sul quale sito potete anche, per specifiche esigenze tecniche, potete registrarvi dall'home page. In basso nell'home page c'è un bottone in cui potete registrarvi e aprire un ticket e inviare, diciamo, le vostre richieste tecniche specifiche o qualsiasi richiesta in merito. Noi abbiamo concluso, siamo rimasti perfettamente nei tempi per non rubarvi altro tempo e vi ringraziamo tutti per la partecipazione. Eventuali domande che avete postato, se ci sono domande in chat, come diceva il collega prima, vi invieremo appunto diciamo, un breve questionario. Per qualsiasi cosa, avete i nostri riferimenti. Grazie a tutti della partecipazione e speriamo di sentirci presto con un nuovo webinar. Thank you.